Salve a tutti, siamo a Barcellona, Mobile World Congress, che è la più grande fiera mondiale della telefonia mobile, come appunto dice il nome, e è cominciato da un paio di giorni ed è anche ricominciato con questo il mercato degli smartphone, dei tablet e tutto quello che appunto si muove e connette le persone. Per parlarne, noi di solito invitiamo Carolina Milanesi, che quest'anno non c'è, ma in realtà eccola qua, c'è di nuovo. Ciao Carolina. Buongiorno, grazie di avermi come ospite, anche se non sono fisicamente a Barcellona. Ecco, Carolina Milanesi è un'analista di Creative Strategy, sono una collaboratrice di Italian Tech e ha anche una presenza fissa fino a poco fa a Barcellona. Quest'anno assente, come in realtà anche molti altri americani. Si vede molta gente. Ricordiamo che per 2 anni il Mobile World Congress non si è tenuto fondamentalmente. L'anno scorso si è tenuto d'estate, un'edizione molto poco frequentata, molto diversa dalle altre. Il primo anno non si è affatto tenuto, adesso si ricomincia. Carolina, visto da lontano, come ti è sembrato questo Mobile World Congress? Ma guarda, come prima cosa ti direi che vista da lontano c'è sicuramente un'enfasi sulla presenza fisica rispetto alla presenza ibrida o totalmente digitale. Si vede che la GSMA ha veramente puntato sul ritorno dell'audience a Barcellona, che è stato un pochino anche non mi ricordo come si dice gamble in italiano, Scommessa, scommessa. una scommessa di che tutto andasse bene, come in effetti c'è, però come sottolineavi tu, a livello di audience, l'America non è così forte, la Cina, perché ci sono comunque dei requisiti per ritornare in Cina di 3 settimane di isolamento, quindi diciamo che l'audience è prevalentemente europea e un pochino di altri paesi asiatici, però sicuramente un grosso miglioramento rispetto all'anno scorso e da parte mia una voglia di ritornare l'anno Beh, prossimo, sì, sicuramente. la prossima volta la faremo in diretta in presenza tutti e due qua, speriamo. Senti, il mercato dei telefoni, no? Diciamo proprio banalmente quelli che tutti abbiamo in tasca, il mercato degli smartphone, è un mercato che da un po' di tempo era in discesa, dal 2016 in poi in realtà si vendono sempre meno smartphone, sono sempre tantissimi, però appunto era un mercato che non cresceva più. E quindi la pandemia, come dire, ha peggiorato ancora la situazione, ma adesso si ricomincia. I numeri sono contrastanti, però sono tutti abbastanza d'accordo che già nel 2021 il mercato è di nuovo in crescita. Secondo te, come mai? Ci sono un pochino di punti da fare. Uno è sicuramente il fatto che comunque per alcuni consumatori che magari avevano bisogno di tecnologia e a livello di o prezzi o anche di possibilità di pagare a rate un dispositivo, il telefono era più semplice che non il PC. E poi ricordiamoci anche che nonostante ci fossero delle limitazioni a livello di supply chain per i telefoni, ce n'erano molte di più per i PC e quindi si gestiva un attimino come si può meglio il bisogno di essere collegati sia all'internet ma anche di fare quello che facciamo io e te adesso, quindi essere collegati a livello video. Quindi uno a livello di proprio di bisogno. Poi c'è ovviamente una grossa spinta del 5G e con la spinta del 5G anche prezzi molto più a buon mercato. Quindi abbiamo visto il 5G scendere di prezzo, dove chi magari stava guardando a un telefono e a fare un upgrade poteva farlo in maniera molto più gestibile e abbracciare il 5G. Secondo me queste sono un pochino le 3 cose principali. Poi ovviamente a livello di capacità di telefono e di features la fotocamera è la continua spinta sia per la fotocamera a livello di foto e a livello di video, che è incominciato un pochino con Apple, che ha spinto un pochino di più questa idea di creare video come un cinematografo, spinge ancora di più un regista, in realtà, spinge ancora di più la crescita dal punto di vista dei consumatori. Ecco, senti, qui si è molto discusso di ecosistema, no? Io vedo che un po' tutti i marchi,
prima puntavano solo su uno smartphone, oggi puntano sul fatto che avere, non so, uno smartphone, un tablet, un computer, magari un televisore per chi ce l'ha, un paio di cuffie, qualcos'altro che sono della stessa marca, dà qualche tipo di vantaggio. Ecco, secondo te è una strategia che sulla lunga funziona o piuttosto non creerà per i consumatori soprattutto una serie di giardini bellissimi ma appunto frazionati e non comunicanti tra loro? Dipende da dove stai come venditore. Ovviamente per Apple questa strategia sta funzionando da anni, e l'idea di vendere sempre più dispositivi e di tenere i consumatori in questo giardino incantato. Per altri c'è la possibilità di farlo in un paio di modi. O se guardi a Samsung, per esempio, l'idea di avere sì i dispositivi Samsung, ma comunque di usare dei servizi che sono Android, che sono Google, e quindi la capacità di, se prendi tutti i nostri prodotti hai un certo tipo di esperienza, ma anche se non li prendi tutti da noi, comunque ti viene garantita un'esperienza base. Questo secondo me è importante. Quello che diventa interessante, che abbiamo visto specialmente a Mobile World Congress quest'anno da Qualcomm, è l'idea di creare queste esperienze da A a Z, end to end, proprio con la piattaforma del chip. E quindi l'idea che se tu prendi un prodotto che è tutto basato sulla tecnologia Qualcomm, avrai un'esperienza superiore sia a livello di AI, sia a livello di machine learning, sia a livello di audio e di fotocamera. Questo secondo me diventa interessante perché non solo dà l'abilità di, come dicevi tu, del portafoglio prodotti e di questo ecosistema di prodotti diversi, ma anche all'interno di un prodotto stesso riuscire a capire come la parte del silicon effettivamente ti aiuta a dare un'esperienza superiore. Beh, ricordiamo tra l'altro che Qualcomm è uno dei produttori grandi di chip, che praticamente c'è un chip Qualcomm praticamente in tutti i telefoni, no? Sia Android che Apple, comunque sia, in qualche modo devono avere a che fare con Qualcomm, che tra l'altro qui a Barcellona ha uno stand enorme. Noi in realtà però siamo in un altro stand molto grande, che è quello di Ericsson, come sappiamo tutti sono svedesi, e qua Carolina si comincia a parlare di 6G, cioè il 5G. Per carità, non è roba vecchia, anzi ancora, diciamo, si fa molta fatica, ma qua già si comincia a ragionare su 6G, su che cosa potrebbe offrire, su quali sarebbero poi i miglioramenti. E un'altra cosa di cui si parla parecchio qui è il metaverso. Ecco, come secondo te il metaverso potrebbe cambiare questo mercato della tecnologia, in particolare tecnologia mobile? Guarda, interessante parlare del metaverso perché sono sicura, anche se non sono come te a Barcellona fisicamente, quindi magari le mie conversazioni sono più limitate, ma sono sicura che queste conversazioni sono ben diverse a Barcellona che non quello che leggiamo sui giornali o che ha fatto veramente notizia, che è il metaverso di Meta, Facebook, per quelli che la conoscono da anni, che è effettivamente l'idea di un metaverso e quindi di un mondo parallelo dal punto di vista di business. E ovviamente per creare questi mondi virtuali abbiamo bisogno di tantissimi dati e abbiamo anche bisogno di una realtà che è connessa non ha limitazioni di latency, di tempistica, no? Quindi non ci può essere un ritardo nell'esperienza che io posso avere in questo mondo digitale. Quindi l'importanza di 5G e poi 6G sarà ancora più grande. Come si sviluppa il metaverso onestamente non lo sappiamo ancora, specialmente in Europa secondo me ci sono ancora delle grosse limitazioni. È un grande scrutinio dal punto di vista di governi e di Unione Europea e quindi di leggi e regolamentazioni, ma sono anche sicura che nonostante tutto questo ci arriveremo a un'esperienza che sarà molto più virtuale e anche in maniera molto più immersa in quello che facciamo in tutti i giorni. Senti Carolina, un'altra cosa, direi anche l'ultima di cui parliamo, è il lavoro, il divertimento, una vita in qualche modo ibrida. È un altro tema che qua a Barcellona ricorre spesso, con l'idea che comunque dopo la pandemia, che qui danno tutti un po' per
finita, speriamo bene, che dopo comunque qualcosa rimane, cioè tutto questo non sia passato inutilmente, ma che in qualche modo le nostre abitudini di lavoro, di svago, di divertimento, di comunicazione cambino e che dunque ci ritroveremo a fare a casa le cose che facciamo in ufficio, magari anche il contrario, a fare comunque a vivere in un mondo in cui non sono ben chiari i confini tra, per esempio, lavoro e divertimento, tra ufficio e casa. Ecco, come vedi tu l'evoluzione di questa vita ibrida? Dall'America, dove probabilmente siete anche un po' più avanti, no? Sì, siamo un pochino più avanti perché era già un pochino più normale che non in Europa lavorare da casa, avere orari flessibili, fare alcuni giorni in ufficio e alcuni giorni a casa. Però diciamo che anche se siamo più avanti, è interessante vedere come le aziende parlano di lavoro ibrido in maniera diversa. Io come te spero che alcune delle cose che abbiamo fatto durante la pandemia rimangano, specialmente dal punto di vista umano, l'abilità di poter avere più, non necessariamente un bilancio, perché secondo me se provi a fare un discorso di bilancio ti senti sempre un attimino sotto pressione, però proprio di avere delle linee più fluide da quello che è casa e lavoro, specialmente con l'idea di come lavoriamo, non soltanto del PC che usiamo, ma anche delle applicazioni che usiamo. E l'idea di cui parlavamo prima, di avere diversi dispositivi che usiamo, dal telefono al PC, alle cuffie, con il tempo avremo anche questi occhiali per la realtà virtuale, ora la realtà aumentata. Tutti questi dispositivi lavorano insieme per darci un'esperienza più fluida e più immersiva. Però secondo me quello che vedi è anche, e quindi forse è qui dove tante volte ci si focalizza con il lavoro ibrido su dove invece di come. E quindi se non pensi al dove, che quindi non ti focalizzi sul discorso di dire mi serve 5G o 6G perché sono sempre in movimento e quindi è un discorso di mobile, ma pensi a come, vedi che la realtà del collegamento, dell'essere sempre collegato, del network, del cloud, diventa effettivamente una necessità. Quindi lavorare in maniera più immersa, lavorare con delle applicazioni che si collegano al cloud in maniera continua e poi avere questa realtà aumentata o virtuale ti fa capire quanto dial up o non avere la connessione che ci serve tutti i giorni in qualsiasi momento diventa un problema. Ecco, e come sempre, io questo voglio dirtelo, da Barcellona, dove appunto alla fiera più importante della tecnologia mobile, della connessione, del futuro delle tecnologie, bene, esattamente qui è sempre difficile avere una connessione decente. Questa volta più o meno ce l'abbiamo fatta, è il wifi privato appunto di Ericsson, in qualche modo ci ha aiutato, li ringraziamo, e ringraziamo anche Carolina Milanesi, grazie Carolina. Sempre un piacere. E noi ci risentiremo a breve, o come la sensazione. Carolina sta preparando un articolo che leggerete fra un po' su Italian Tech, con un po' le sue impressioni dal Mobile World Congress, e noi con questo vi salutiamo e vi ringraziamo tutti. A presto. Arrivederci.